Ma quanto sono buone e tenere queste braciole. Fatele con me. Iniziamo. Batto le fettine di carne su entrambi i lati, poi taglio la cipolla, trito il prezzemolo, privo l'aglio dell'anima per renderlo più digeribile, poi lo taglio finemente, porto sul tagliere una fettina di carne alla volta e lungo tutta la superficie metto sale e pepe, aggiungo un po' di prezzemolo, un po' d'aglio, una spolverata di pecorino romano, arrotolo e chiudo con gli stuzzicadenti. Una volta fatte tutte, metto l'olio in un tegame alto, aggiungo la cipolla, metto le braciole e le faccio rosolare per un paio di minuti su tutti i lati, dopodiché sfumo col vino bianco ed evaporato il vino, metto la passata di pomodoro, l'acqua, regolo di sale, poi copro a soffietto e lascio cuocere per almeno 2 ore a fiamma bassissima. Dopo 2 ore tolgo completamente il coperchio e lascio cuocere per un'altra ora, sempre a fiamma bassa. Passata un'altra ora, guardate qui, la scarpetta è immancabile. E volendo potete condirci anche la pasta. Ma quanto sono belle e quanto sono tenere. Mamma mia, sono squisite!